Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo video sarà un mega lunghissimo, gigantissimo, infinito video Get Ready With Me in cui parto da zero, anzi meno zero, ma proprio meno 250 milioni per arrivare a un risultato accettabile. In realtà non volevo truccarmi totalmente di rosa, però spero che questo look vi piaccia, a me piace veramente tanto e quando ve l'avevo proposto su Instagram vi era piaciuto tanto, quindi ho deciso di riproporvelo qui sul canale. Io spero che questo video vi piaccia, spero che possiate anche sostenere il canale, lasciarmi qualche commento e magari spolliciare un pochettino per far girare un po' il canale lì in quel mondo infinito di YouTube. Io vi lascio direttamente la mia faccia struccata, quindi attenzione, ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti, oggi siamo pronti a trasformarci totalmente, infatti da questa faccia totalmente devastata alla fine arriveremo a una faccia semi decente, quindi ho pensato di fare proprio una full face in modo tale che possiamo provare una serie di prodotti diversi, tanti prodotti che ancora non vi ho fatto vedere, per cui iniziamo subito e non ci perdiamo in chiacchiere. Prima di passare agli occhi vado ad applicare questo siero di NYX, che adesso ho visto hanno cambiato packaging, questo l'avrò acquistato nemmeno 3 mesetti fa. Come potete vedere l'ho utilizzato veramente tanto, anche perché essendo una persona piena di rossori mi serve tantissimo. L'unica cosa che odio è il fatto che questo siero è filamentoso, quindi una volta che lo vado ad applicare mi si filamenta tutto in faccia. Però nonostante sia un primer che non è siliconoso, non ha una consistenza strana, trovo che mi piaccia, perché alla fine quando lo strucco trovo che i miei rossori siano più attenuati. Adesso io spero di non portarmi le sopracciglia via, anche se sono praticamente talmente autofissate che non se ne andranno mai. Passiamo al primer e torno al mio amato MAC Cosmetics, anche perché devo andare a realizzare uno smokey eyes un po' particolare, un po' più sul rosso rosato, e quindi mi serve, dato che devo utilizzare una matita di Kiko che non è che si stenda benissimo, mi serve un primer un po' più siliconoso, un po' più scivoloso, in modo tale da essere più performante per la matita che andrò a mettere sotto. E la matita in questione è questa, che faceva parte della linea, forse quella sportiva, ma di una serie di anni fa, è la 114. Mi piace semplicemente perché ha un prugna molto molto intenso. Infatti oggi andremo a fare uno smokey eyes. Credo che questo video verrà chiamato un Get Ready With Me anti San Valentino, perché non riesco a capire tantissimo il motivo per cui a San Valentino il rosa si deve utilizzare. E tutte vado alla ricerca di questo trucco rosellino, che per carità, cioè non è che sia proprio il male, però più o meno da quando sono sul tubo, ma non solo, anche quando ero una blogger, ogni anno c'era sempre la ricerca spasmodica di questo trucco rosellino, che sinceramente a me non ha mai entusiasmato. Infatti credo di non aver realizzato mai un look per San Valentino che sia rosa. Cioè per me comunque non esiste nemmeno il look da San Valentino. Volevo realizzare questo trucco strong giusto per andare un po' contro tendenza, anche perché la verità fondamentale è che nessun uomo si accorgerà mai del make up che avrete addosso, quindi se dovete truccarvi, dovete truccarvi bene, fatelo per voi stesse. Dopo aver realizzato la base con la matita di Kiko vado a prendere la Huda Beauty. Infatti vi avevo promesso di utilizzare questo colore e oggi lo andremo a utilizzare. Ho utilizzato una base perché da solo secondo me non rende tantissimo, ha bisogno di un aiuto per essere un po' più intenso e un po' più strong, un po' più borgogna. Infatti questo sarà comunque un Get Ready molto sanguinolento. Vado a prenderlo con un pennello piatto e lo vado a spiaccicare sopra. Come potete vedere la resa è assolutamente diversa, molto più borgogna, molto più intensa e molto 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 più bella. Cioè sinceramente questo look secondo me sugli occhi verdi spacca da morire, su di me fa un po' un effetto veramente vampiro, sanguinolento, ma alcune volte ci sta pure questo look, però su degli occhi verdi secondo me è proprio una meraviglia. Questo è uno smokey eyes che potete realizzare molto velocemente. Vado a prendere un pennello da sfumatura, questo è sempre quello di MAC, lo sto utilizzando talmente tanto, e inizio a sfumare i bordi, inizialmente così da solo, e poi andremo ad aggiungere gli altri colori di transizione in modo tale da rendere tutto più rosellino, più sfumatino possibile e immaginabile. Volevo dirvi che sono cambiati gli algoritmi, ma questo già l'avete sentito, e sono cambiati non solo su Instagram ma anche su YouTube.
Io per fortuna non sono rientrata nella categoria degli esclusi della monetizzazione, anche perché grazie a voi ho superato già da tempo i 1000 iscritti, anche le ore di visualizzazioni. L'altra volta l'ho visti e ci sono giorni di visualizzazioni. Praticamente siamo arrivati a circa forse 2 giorni di visualizzazione durante il corso dell'anno. Quindi io non posso fare altro che ringraziarvi. Assolutamente per avermi sopportato per 2 giorni di fila, cioè sopportarmi per 2 giorni di fila, sinceramente, è una cosa abbastanza pesante. Intanto potete vedere, solamente sfumando questo ombretto, senza utilizzare niente, si sta creando proprio la sfumatura. Quindi non posso che ringraziarvi assolutamente per il vostro sostegno, per tutto quello che fate, per tutti i commenti. Però ovviamente vi chiedo sempre di continuare a sostenere il canale e soprattutto a sostenere i piccoli canali, perché trovo che in molti piccoli canali ci sia molto di più rispetto a quelli dei grandi. Cioè, per me non è fondamentale. Intanto vado a prendere il panna. Per me non è fondamentale avere milioni di iscritti, perché comunque il canale l'ho aperto principalmente per me. In un periodo della mia vita in cui, diciamo che ho dovuto affrontare una serie di cose personali, cioè niente di grave, assolutamente cose superabili. E le cose che sinceramente mi hanno segnato abbastanza, e quindi l'ho aperto principalmente per me, nonostante comunque il make-up sia stata sempre la mia passione. Vi dicevo che comunque sono stata anche una blogger per tantissimi anni, però trovo magari che con YouTube sia maggiore confronto rispetto a un blog, e quindi io l'ho aperto, diciamo, senza avere aspettative. L'ho aperto semplicemente per parlare con delle amiche virtuali di make-up, senza alcuno scopo in particolare, senza il desiderio di diventare chissà chi, che poi arrivino anche i guadagni, che siano dei guadagni ovviamente puliti, senza video, clickbait. Secondo me non c'è niente di male. Vado a prendere nel frattempo questo rosino qui e lo vado a sfumare tra i due bordi. Quindi vi dicevo che secondo me nei guadagni non c'è niente di male, purché siano puliti. Fatti senza prendere in giro comunque gli iscritti. Secondo me anche la passione per il proprio lavoro, per quello che si vuole fare, per quello che piace fare comunque, perché io ve lo dico sinceramente, io con il make-up proprio mi rilasso. Infatti talvolta quando sono nervosa mi trucco e sinceramente mi trucco anche se devo stare a casa, quindi sarò un po' pazza, sarò normale. Però comunque per me il make-up, diciamo che da un lato mi ha aiutato molto in determinati periodi della mia vita ed è come se fosse un rifugio. Adesso io sto parlando, non so nemmeno se i miei discorsi avranno un senso filologico perché sto divagando penso tantissimo, però nel frattempo sto andando a intensificare un po' il borgogna, andandolo a sfumacchiare quella con il mio rosino appunto di sopra. Bene, l'effetto vampiro è dietro l'angolo e ancora non abbiamo finito. Però da notare che non c'è stato nemmeno un filo di fallout. Vado a prendere la mia matita di Essence, sempre quella nera, la vado a mettere sotto perché se utilizzassi quella prugna, veramente potrei rasentare l'effetto vampiro, assolutamente. E quindi vado ad applicarla sotto e un pochettino vado a sbordare in modo tale da andare a definire il mio occhio. Ovviamente con questo look, se avete gli occhi non come i miei, che mi fanno dannare tantissimo perché ho proprio l'occhio in sé che è gigante, ma la palpebra era piccolissima, quindi anche se faccio dei look molto molto particolari non si vede assolutamente niente quando io tengo gli occhi aperti. E quindi diciamo che mi hanno dato una piccola palpebra mobile e una gigante palpebra fissa che potrei fare appunto un milione di disegnini se non fosse appunto un po' cicciottella. Tutto questo per dirvi che voi, palpebre normali, potete utilizzare anche l'eyeliner. Perché sinceramente io quando devo fare l'eyeliner mi viene proprio uno sbattimento totale, perché uno ho poca palpebra mobile, due di qui sta iniziando appunto a cedere un po' tutto, quindi l'eyeliner non viene benissimo, non viene bello teso come in molte altre persone, e quindi avendo questi occhi un po' più a mandorla l'eyeliner non viene proprio bellissimo perché non ho la pelle molto tirata da questo lato. E vado ad applicare sotto il rosso di prima, cioè diciamo che questo sarà un make-up monocolore. Vado a sistemare un pochettino i bordi. Vado ad applicare il mascara e andiamo a utilizzare insieme questa nuova uscita di Mesauda. Infatti questo già ve l'avevo fatto vedere nel video haul ed è il Lash Artist ed è questo. È uno scovolino che vi dicevo essere molto molto simile a quello di Too Faced, però un po' di differenze comunque le noto. È un mascara che mi piace comunque per l'intensità che dà alle ciglia, perché comunque le allunga, le incurva ed è nero.
L'unica cosa che ho notato è che con alcuni struccanti questo mascara non se ne va via. Un pochettino ha un effetto non appiccicoso, nel senso non fa le ciglia al ragnetto, però un pochettino tende ad appiccicare. Penso che sia la formulazione che ancora è un po' troppo liquida. Vi dicevo inoltre che le ciglia sono elastiche, sì, al tatto sono elastiche fondamentalmente. Però poi tendono un pochettino ad essere più secche, ma soprattutto nelle punte, e non riesco a capire il motivo. È un effetto che comunque, vi ripeto, mi piace, però ancora lo sto studiando, quindi non mi sento ancora di parlarvene approfonditamente. Però sicuramente devo notare il fatto che già a prima applicazione comunque le ciglia sono ben definite e sono ben allungate. E comunque sì, mi macchio molto molto facilmente. Passiamo direttamente al viso perché sto sembrando veramente un vampiro e quindi iniziamo subito. Vado a spruzzare il primer di Technique, ancora lui non l'ho capito, però intanto lo andiamo a utilizzare. Non ho capito nemmeno perché l'abbiano fatta in questo modo, tanto che me ne sono mangiata e devo smettere di parlarle quando utilizzo questo coso. Ora capite la difficoltà di registrare un video con uno specchietto dietro la videocamera e truccandosi con un mini mini specchietto. Quindi se vedete delle oscenità totali, perdonatemi, ma è colpa proprio della modalità di registrazione. Una volta che mi sono già mangiato il primer, nella intenzione di spruzzarlo nella fronte prima di rovinare il make-up, vado ad applicare un fondotinta che in realtà posseggo da tanto tempo, ma non vi ho fatto vedere mai un video haul. Perché dovevamo registrare un video haul con Vale quest'estate e lei poi si è rifiutata, quindi diciamo che principalmente è colpa sua, e quindi non vi ho fatto mai vedere nemmeno in applicazione lo studio Fix Fluid di MAC nella colorazione NC15. In realtà io ne avevo presi due proprio per andarli a miscelare, solo che ieri mi sono accorta che questo è perfetto per la mia carnagione. Forse è proprio un pizzichino più chiaro, ma comunque con cipria, terra, blush e tutto il resto è perfetto, quindi sinceramente ieri l'ho utilizzato, a me dura tutto il giorno. L'unica cosa che non mi piace di questo fondotinta è il profumo, perché è proprio plasticoso. Vado a spruzzare con Fix Plus la mia Beauty Blender devastata. Dovrei ricomprarla, ma mi rifiuto, non sono ancora pronta a farlo. E vado a picchiettare il fondo. Ovviamente ogni volta che faccio video, la mia genialità, la mia non concentrazione mi porta a non correggere tutto questo scempio. Quindi facciamo un leggero recap andando ad utilizzare questo correttore di La Girl in verde e lo vado ad applicare in tutte queste schifezze che mi sono uscite. Schifezze che mi sono uscite. Perché oggi tutti ce l'hanno con me? Anzi, stanno quasi per passare, però sinceramente non solo io ho una pelle molto molto sottile, molto delicata, in cui si vede di tutto, non solo sono piena di nei, infatti la maggior parte delle macchie sono pure nei, ma mi sono spuntati tutti questi brufolettoni che io credo che siano dovuti alla Black Mask, che da qui a breve vi boccerò o vi ho già bocciato, non so che video arriverà prima. Però sinceramente mi si è devastata totalmente la pelle e fidatevi che la Reflex va ad acquietare tutti quelli che sono i difetti e le varie imperfezioni. Ovviamente mi sono dimenticata anche di andare ad applicare il correttore e oggi proveremo il NARS. Qui dalla confezione io mi immaginavo, perché ovviamente non c'erano teste in negozio, che fosse chiaro, che fosse il mio colore di pelle, se non più chiaro, in realtà è arancio. Quindi andiamolo a utilizzare sotto queste bellissime occhiaie del lunedì mattina. Lo andiamo proprio a pasciugare così, come se non ci fosse un domani, per farvi vedere quanto questo correttore è bello. E vado a sfumarlo ovviamente col pennello, stando attento a non fare troppo casino e non farlo andare nelle pieghette. Mi piace tantissimo, sia in questa colorazione custard che nell'altra. L'altra è un pochino più aranciata, è un po' più scura, che è honey. Però comunque a me piace tanto, cioè si vede subito l'effetto che dà. Adesso possiamo ritornare nuovamente al fondotinta, sempre Fix Fluid, e questa volta facciamo così. Vado ad applicare un po' tipo indiana per andare a correggere tutte le schifezzuole che io ho. Credo che per adesso possa bastare e vado a picchiettarla con la Beauty Blender. Questo fondotinta, a parte l'odore, che è terribile per me, terribile, comunque si sente anche per un po', mi piace tanto perché comunque è coprente, è modulabile, comunque non ha un'altissima coprenza da subito, però
però comunque è sottile, è l'effetto che io vado a ricercare comunque in un fondotinta. C'è un fondotinta che si vede ma non si vede, cioè copre senza essere troppo. L'unica cosa è che sto fondotinta costa già abbastanza di suo e adesso ho capito che la pompetta ve la danno direttamente con la confezione, mentre prima io la pompetta l'ho dovuta comprare a parte. E tra l'altro, qual è la cosa che non mi è piaciuta? Nel senso, ok, compro la pompetta, però almeno datemi un tappo per la pompetta. In realtà no, perché il tappo principale voi dovete togliere per mettere la pompetta e ovviamente quel tappo poi non entrerà dentro la pompetta, quindi praticamente il fondotinta vi rimane così semplicemente con questo tappino. E questa cosa a me non piace, cioè sinceramente io pago 5 euro di pompetta, almeno fatemelo un tappo decente, perché se io vado a perdere quel cosino, e considerando il fatto che io sono veramente veramente disordinata e perdo la qualunque, poi le ritrovo comunque dopo mesi, non mi piace tantissimo questa idea. Dopo che io pago 6 euro una pompetta, mettetegli un tappo che possa entrare all'interno di questo fondotinta. E quindi questa è l'unica cosa che non mi piace. Poi è un fondotinta che dura tutto il giorno, l'ho utilizzato per le cerimonie, l'ho utilizzato quando avevo bisogno di una lunga durata e non mi ha mai deluso. Strano che io usi un NC15, perché generalmente uso un NC20 e anche forse l'NC25 avevo del prolongwear waterproof, nonostante questo l'NC15 va bene per me in questo periodo almeno. Velocemente vado ad applicare la cipria. Il contouring è molto soft, lo faccio con Cameo di Nabla, che con questo pennellone viene un po' più diffuso. Vado a mettere come blush questo, perché voglio risparmiarvi assolutamente il blush di Wycon, quello pescato, almeno per oggi, ma non vi risparmierò Angel di Nabla. E soprattutto questo colore a me piace tanto, è sicuramente molto più delicato rispetto agli occhi. E vado ad applicarlo con un pennellino, non col suo, anche se talvolta sinceramente lo applico. Vado poi a applicare Angel di Nabla, potete vedere che non è rimasto più. Lo vado ad applicare con questo pennello. Secondo me questi pennelli sono perfetti per andare ad applicare l'illuminante. E lo vado a spiaccicare dovunque, in modo tale che finisca breve, perché non ne posso veramente più. Lo vado ad applicare su zigomi e leggermente nella punta del naso, anche se sul naso ho visto che è un po' più polveroso e devo sempre sfumarlo con il dito. Sulle labbra voglio mantenermi abbastanza soft. Vado ad utilizzare questo rossetto di Gerard Cosmetics, che è nella tonalità Vintage Rose, che poi in realtà non è così tanto nude perché ha una bella base rosa. Poi esordito dicendo non mi truccherò di rosa, in realtà poi ho messo un rosa rosa, la coerenza. Quindi io, la mia coerenza e tutto il casino intorno, abbiamo veramente finito questo ghiettere di With Me infinito. Vi faccio vedere qualche close up. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto un po' di compagnia, quindi sempre se vi va, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!